Benvenuti a questa nuova puntata di Primo Cittadino. Oggi torniamo ad ospitare il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Buonasera sindaco. Buonasera Simona e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Vi ricordo come sempre i numeri di telefono per intervenire in diretta 0721 86 14 33 oppure 338 4968 250. Potete inviarci a questo numero di cellulare un breve messaggio di testo su WhatsApp. Sindaco, ricordiamo ai nostri telespettatori che lei è stato rieletto sindaco nell'ottobre 2021, quindi ancora un lungo percorso alla guida del comune di Fermignano. Le chiedo, a distanza di 7 anni, come vede la sua città? La vede cambiata? E poi che cosa vorrebbe fare ancora per la sua comunità? Sì, sono volati in realtà questi 7 anni, lo dico sempre, se potessi ripartirei da capo, perché comunque sia un'esperienza bellissima quella di fare sindaco. Io lo dico sempre, è la cosa più bella del mondo, no? Il lavoro più bello del mondo, no? Me l'ha insegnato anche Daniele Tagliolini, no? Che mi ha trasmesso, no? L'amore del fare sindaco, l'amore per il territorio, e che questi giorni, no? È stato purtroppo anche l'anniversario del primo anno, sì. No? E appunto nel fare sindaco io dico sempre che noi dobbiamo progettare, dobbiamo fare tanto, e in questi 7 anni ho cercato di seminare il più possibile, ho cercato di poter portare insieme ai miei collaboratori, insieme alla mia giunta, a tutte le persone che ruotano intorno a me, insieme allo staff dell'amministrazione, tantissime cose in più. Ovviamente il cammino ancora sono 3 anni, 3 anni impegnativi, del quale ho chiesto a tutti, ogni assessore e consigliere, ci siamo visti anche un paio di domeniche fa, proprio per fare un punto della situazione, come facciamo ormai da sempre, come consuetudine, facciamo 2 punti per fermarci durante l'anno, proprio una domenica mattina dedicata solo all'amministrazione, e lì ci siamo detti, insomma, sì, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, però chiaramente c'è tanto ancora da fare, il cammino è ancora lungo, è sempre in salita, siamo sempre di corsa, però comunque sia Simona, sì, la risposta è affermativa, sono soddisfatto, anche se ovviamente magari alcune cose le avrei fatte con uno spirito diverso, magari avrei fatto, no, migliorare, no, su alcune cose, però io penso che di aver dato finora il 110% di me stesso, e ogni giorno cerco di mettercelo, e chiedo questo anche ai miei collaboratori, sono molto esigente su questo, però chiaramente c'è sempre da farsi, non è una cosa per lodarsi, ma in realtà quando io penso di essere, ogni sera di andare a letto, prima di andare a letto mi guardo allo specchio e dico sempre, se ho dato tutto me stesso, sto cercando di farlo. È orgoglioso. Sono orgoglioso della mia città, sono orgoglioso di fare sindaco della mia città, perché per me, come ti ho detto già altre volte, era un sogno, e sono orgoglioso di poterla rappresentare, e cerco di farlo al meglio delle mie potenzialità, e cerco di portare il più possibile cose a Fermignano per poter comunque sia rilanciare la mia città. E poi sicuramente la passione si vede, anche si dimostra sul lavoro quotidianamente. Dicevamo prima dei lavori, tanti lavori, progetti. Partiamo dall'asilo nido, abbiamo anche delle fotografie a corredo con le quali slide. Dicevamo, si allarga 80 posti disponibili grazie al finanziamento del PNRR. Sarà la prima struttura della provincia di Pesaro Urbino ad essere alimentata a energia solare termica. Un bel progetto. Geotermica. Per la precisione. Nel senso, sì, esatto, è un finanziamento che abbiamo ottenuto da parte del PNRR, presentando appunto gli appositi progetti, le apposite richieste di progettazione, e ci è stato concesso un finanziamento da 2,2 milioni di euro. Questo ci permetterà di fare, uno, una struttura molto più sicura, all'avanguardia da un punto di vista anche pedagogico, perché dobbiamo pensare che comunque sia le necessità da 40 anni fa che è stato creato ad oggi chiaramente sono completamente cambiate, ma soprattutto una struttura rispettosa dell'ambiente, perché come dicevi tu Simona sarà il primo edificio ad essere alimentato, edificio pubblico ad essere alimentato da energia solare ed energia geotermica, quindi ogni blocco, come potrai vedere ci sono 4 tetti, quindi saranno 4 blocchi indipendenti, saranno alimentati tramite un fotovoltaico, e il fotovoltaico poi a sua volta attraverso c'è tutta una serie di progettazioni che sono state fatte, permetterà attraverso l'energia geotermica, quindi l'energia della terra, con 4 pozzi scavati praticamente uno sotto ogni blocco da 120 metri, permetterà di mantenere la temperatura sia come riscaldamento che come raffrescamento, e ti posso dire questo, che per quanto riguarda la somma tra acqua calda sanitaria, consumo di energia elettrica, consumo per il riscaldamento e raffrescamento, circa per il 91% saremo autosufficienti. Inoltre abbiamo valutato insieme al progettista, che è l'ingegner Diego Talozzi, che ringrazio perché veramente è stato in un battibaleno, perché da dicembre
che stiamo lavorando su questo progetto, poche settimane fa ce l'ha consegnato, quindi è stato veramente complesso e difficile ed articolato come progettazione, ed è riuscito veramente insieme al suo staff di tecnici praticamente a progettarlo e consegnarcelo. E dicevo, praticamente ci permetterà anche di avere delle batterie di accumulo di 10 kW, quindi avremo la possibilità, anche quando magari il sole sarà tramontato, tutta l'energia che sarà immagazzinata durante la giornata potrà essere praticamente ulteriormente utilizzata anche per le attività, quando magari avremo giornate con meno sole, meno potenzialità, quindi avremo ulteriormente un aspetto green da questo punto di vista per quanto riguarda il nuovo nido. Oltretutto, come dicevi tu, passeremo dai 53 posti attuali ad 80, quindi ci permetterà di allargare ancora di più la platea e ci permetterà di rispondere completamente così anche alle famiglie che in questo momento, no, magari alcuni bambini purtroppo rimanevano fuori, c'era una certa esigenza, e appunto andiamo incontro ai genitori, incontro alle famiglie, appunto creando nuovi spazi, nuovi ambienti, ma soprattutto una capienza maggiore. Essendo un finanziamento del PNRR, c'è un termine entro il quale i lavori devono essere conclusi? Entro il 31 di maggio devono essere assegnati, quindi partiranno adesso a breve praticamente chiaramente le gare. In questo momento il progetto è in fase di validazione per evitare che ci siano magari errori progettuali da poter risolvere oppure migliorie, è in fase di valutazione anche da parte dei vigili del fuoco, ovviamente da parte di tutti gli enti, in modo tale da avere tutta quanta la permessistica a posto, e poi entro il 31 di maggio, entro la fine di maggio, deve essere appunto, come dicevo, assegnato e finito ovviamente nel 2026. I tempi di lavorazione sono molto celeri, si parla di 18 mesi, perché comunque sia una struttura in legno è molto più facile poterla creare magari rispetto a una struttura in cemento armato, e molto più veloce quindi per poterla costruire. Mi auguro, parlavamo con il progettista, di poter iniziare i lavori nella tarda estate o inizio autunno, in modo tale da poter utilizzare questo tempo, no, per poter inizialmente subito costruire, iniziare a abbattere, scusa, perché prima deve essere abbattuto quello vecchio e poi ricostruito subito quello nuovo, in modo tale che magari nell'anno scolastico successivo i bambini possano andare a scuola lì. C'è da dire che in questi anni il Comune di Fermignano ha investito tanto sulle scuole. Abbiamo investito 9 milioni di euro all'incirca, quindi sono tantissime, si pensi che il bilancio del Comune di Fermignano è 8 milioni e mezzo. Quindi più di un bilancio in realtà è stato investito nelle scuole. Siamo partiti dal finanziamento sulla scuola media, dove abbiamo dovuto rifare il progetto rispetto a quello che era stato presentato dalla precedente legislatura, rifare il progetto in modo tale da poterlo rendere finanziabile. È stata messa in sicurezza, è stato fatto anche il cappotto termico, in modo tale che anche da un punto di vista ambientale ci fosse un rispetto ulteriore. Sono state fatte le caldaie, sono state rifatte e tutto via. Poi siamo passati alla scuola elementare, che vediamo anche qua, possiamo vedere, quindi che è la nuova scuola primaria, che in questo momento è in fase di costruzione, in fase molto avanzata, e poi siamo passati al nido. E anche per quanto riguarda la scuola dell'infanzia abbiamo un progetto esecutivo, sia per quanto riguarda la sismica, sia per quanto riguarda la parte termica, e stiamo attendendo un bando dedicato a questa qua. Ecco, come stanno procedendo, a che punto sono arrivati i lavori alla scuola primaria? Guarda Simona, questo io penso che è il progetto del quale sono più soddisfatto in tutta la legislatura. Sì. Ci tenevo in una maniera esagerata, come si dice, ci tenevo veramente tanto, perché l'ho sognata, l'ho desiderata insieme chiaramente ai miei collaboratori. Penso che il giorno che l'abbiamo consegnato, che è stato il 28 di giugno del 2018, abbiamo consegnato il progetto, l'abbiamo candidato, quando mi hanno telefonato per dirmi che eravamo terzi in tutta la regione Marche su 250 progetti, ottenendo un finanziamento da 5 milioni e mezzo, ancora non ci credevo, che è il finanziamento più alto, no, più copioso che il Comune di Fermignano ha mai avuto nella sua storia. Il progetto sta andando molto avanti, è molto avanti. In questi giorni si stanno mettendo i riscaldamenti a pavimento, questa settimana verranno iniziati i tintesi delle pareti esterne, è stata finita di montare completamente tutta la struttura, e pensiamo che settembre, il più tardi dicembre 2023, i bambini possano entrare. Stiamo parlando di una struttura che ospiterà 500 bambini. Ospiterà spazi veramente ampi. Parla di oltre 3500 metri di struttura coperta, dove ci sono 20 aule per l'attività educativa, tutta una serie di laboratori. Ti posso dire solo che l'aula magna che ospiterà i bambini è 400 metri quadri, quindi un'aula magna immensa. Hanno una palestra praticamente adatta per fare anche l'attività di mini volley, all'esterno avranno il campo da basket, da pallavolo, la pista d'atletica, l'orto botanico. Insomma, sarà bello andare a scuola. Sarà bellissimo, anche perché poi questa struttura, che sarà autosufficiente da un punto di vista energetico, come lo è il nido, perché al sopra avremo 67 kW di produzione di energia elettrica,
permetterà, è stata progettata con un team di progettisti che venivano da Cipro, Portogallo, Romania praticamente, ed è stata elaborata con loro, soprattutto la parte interna, dove ci hanno dato consigli importanti per migliorare l'attività pedagogica, tant'è vero che ogni classe avrà anche una classe omologa all'esterno. Fantastico. Posso dare una chicca per darti un'idea di quella dell'ipertecnologia che c'è all'interno. In base ai raggi solari che si trovano all'esterno, l'illuminazione interna cambia di intensità di luce. Però, per dirti una delle tante cose. Straordinario, sì, un progetto straordinario. Sì, un progetto veramente, guarda, ne sono veramente orgoglioso. E ho cercato anche di coinvolgere tutti i genitori, portandoli a visitare il cantiere in itinere, appunto, facendo le giornate chiamate cantiere aperto. E dopo 7 mesi di lavori, Sindaco, è terminato anche l'intervento di riqualificazione sulla sede municipale? Sì, esatto, ha cambiato anche volto completamente, no? se dici vediamo come era prima, no? Che ad esempio in questa situazione o come era o come è ora, ovviamente è cambiato in maniera molto importante, ma soprattutto quello che è cambiato è il contenuto all'interno, cioè nel senso che noi abbiamo rifatto tutto l'involucro esterno, una sorta di 110, chiamiamolo così, siamo stati degli antesignani perché abbiamo vinto in questo caso un bando europeo che ci ha finanziato per 500.000 euro e altri 500.000 euro al GSE, ci ha permesso di diventare autosufficiente da un punto di vista energetico, anche questa struttura, e abbiamo un piccolo primato a Fermiano perché abbiamo 4 strutture pubbliche completamente autosufficienti da un punto di vista energetico, la sede municipale, il nuovo nido, la nuova scuola primaria praticamente che andremo a costruire, e a breve sarà anche il nuovo crossodromo, perché un ulteriore intervento grazie ai fondi che abbiamo vinto lo scorso anno e grazie al grosso lavoro che ha fatto il motoclub fermianese, appunto con il bando sport e periferie, sono stati assegnati quasi 1 milione di euro e permetterà di creare un'ulteriore struttura autosufficiente da un punto di vista energetico. Anche qui il tetto è stato completamente lastrato da pannelli fotovoltaici, chi più ne ha più ne mette, piccola curiosità, non abbiamo più il metano. Quindi di conseguenza è una struttura che sarà soltanto alimentata attraverso i pannelli fotovoltaici sovrastanti il tetto. Anche per un notevole risparmio poi? Assolutamente, cioè ti permetterà, comunque sia, avremo un notevole risparmio che potremo reinvestire magari in altre attività da parte dell'amministrazione. Certo. E tu pensa, la scuola è primaria, la scuola del nido, quando no, sarà costruito il nuovo nido, pensa alla struttura appunto del comune, poi ci sarà chiaramente anche il crossodromo. Pensa ad esempio allo stadio di Fermiano che è coperto di pannelli fotovoltaici, anche là le varie caldaie praticamente che sono coalimentate con energia solare, anche quelle. Quindi abbiamo fatto un notevole investimento sulla parte tecnologica e soprattutto sul rispetto dell'ambiente, che era una mission primaria del mio mandato. E la sta rispettando. Vado a leggerle un messaggio. Buonasera, siamo un gruppo di cittadini che chiede più movimento delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani, guardie forestali, non si vede più un posto di blocco. E poi chiedevano anche più telecamere all'interno del territorio comunale. È possibile, Sindaco, avere questo... fare questa allora, richiesta alle in questi forze anni, dell'ordine. Negli ultimi anni abbiamo investito insieme all'Unione Montana, no? Nel senso che la polizia locale è stata praticamente confluita all'interno di un corpo, è stato costituito un corpo che coinvolge praticamente tutti i comuni della nostra Unione Montana, e devo dire che il comandante Felici sta facendo un grandissimo lavoro. Insieme a loro abbiamo elaborato un progetto che è già iniziato, perché se i cittadini lo possono vedere, e chi entra a Fermignano, ma non solo, chi entra all'interno di tutta l'Unione Montana o esce, viene taggato, no? Si dice in questa maniera, il termine tecnico, e viene vista la targa, viene presa la targa, viene vista in tempo reale chi passa, se la macchina è segnalata oppure non è segnalata, quindi, e ci ha permesso anche nell'ultimo periodo di risolvere un caso molto importante dove c'era stato un incidente, purtroppo, dove c'era stato un investimento, e appunto anche grazie all'utilizzo praticamente dove l'automobilista si era dileguato perché non se n'era accorto sostanzialmente, grazie anche all'utilizzo di queste telecamere, siamo riusciti a capire il veicolo, il momento in cui è passato, ci aiuta a fare da deterrente dei furti, perché comunque sia, vedendo un veicolo sospetto viene immediatamente segnalato alla centrale. Inoltre in questo momento partiranno altre 3 telecamere che sono state installate nei giorni scorsi, che prenderanno praticamente, entreranno in funzione nei prossimi giorni, praticamente integrando il sistema già esistente, che una sarà a Calpino, una praticamente nella zona del palazzetto, quindi nella strada principale di via Chienghe, e l'altra in via Mazzini. Quindi saranno ulteriori 3 telecamere, quelle si aggiungono al pacchetto precedente, e ripeto, quella più importante era quella delle spy cam, che come dicevi appunto tu, che ci permette di
vedere in tempo reale chi entra, chi esce all'interno non solo del paese, ma di tutta l'Unione Montana, era una cosa molto importante, un lavoro fatto in sinergia anche con la prefettura. Per quanto riguarda i posti di blocco, d'estate, per quanto riguarda la polizia locale, lavoriamo molto anche sui notturni, grazie anche al comandante, che ci permette quindi anche di avere, no, una pattuglia non tutti i giorni, ma quasi comunque sia, e nel frattempo il maresciallo Nocciolino, per quanto riguarda i carabinieri, sempre attivo. Anche questa mattina li ho incontrati che facevano posti di blocco, quindi chiaramente non possiamo essere presenti 24 ore al giorno facendo posti di blocco dappertutto, ovviamente, ma la sensazione di sicurezza ovviamente c'è, e la tecnologia in questo caso ci aiuta tanto. Andiamo avanti con le foto. Ecco, sindaco, ce le commenta lei, qui che lavori? Sì, allora, questa è via Falasconi. Nei mesi scorsi praticamente abbiamo fatto tutto il nuovo impianto di illuminazione, trasformando le vecchie lampade, praticamente, che erano a sodio ad alta pressione, le abbiamo trasformate tutte quante a LED. È stato fatto quindi tutto il quartiere di Calpino, è stata fatta tutta la parte dietro la stazione, quindi la zona di via King, una zona fortemente abitata con tutte le traverse, dove sono state trasformate appunto tutti i vecchi pali. I pali più rovinati sono stati cambiati, quindi rimessi in sicurezza. Sono state montate, come dicevamo prima, altre 3 telecamere proprio grazie a questo progetto, un progetto europeo finanziato anche questo attraverso un progetto europeo che ci ha permesso di avere 250.000 euro di finanziamento, e l'amministrazione ne ha messi circa 80, poco più di 80, per poter far da cofinanziamento. E anche qui abbiamo poi messo dei dissuasori di velocità, no? Che quindi quando uno entra nella frazione di Calpino, che è la frazione, venendo da Bivio Borzaga, appunto la prima che si incontra per entrare nel centro abitato, appunto c'è il segnalatore di velocità. La stessa cosa su via King, nel tratto dove c'è il palazzo, dove c'è un rettilineo lungo oltre 600 metri e che molte volte spingeva gli automobilisti a sentirsi un pochino magari nella Formula 1, nel circuito, sì, di Formula 1. Liberi. Esatto, no? Quindi invece anche grazie a questo appunto permetti di rallentare un pochino la velocità, certo, perché chiaramente in tempo reale ti segnala. Andiamo avanti con i messaggi. Cosa ne sarà della zona industriale, le chiedono, asfalti, illuminazione, fogne e bidoni, e se le strade per le vie del paese saranno asfaltate, sia quelle provinciali che comunali? Allora, il comune di Fermiano in realtà non ha provinciali, l'unica che era praticamente era quella che attraversava il paese, e quindi quella lì ed è passata ad ANAS nel 2018. E in questo momento praticamente partirà un lavoro di asfaltatura. Stiamo aspettando, domani mattina avremo un incontro con ANAS per poter dare inizio, e qui ti do un piccolo scoop, no? Le due rotatorie più importanti, quella che si riguarda via Mazzini, dove abbiamo il consorzio, sì, e quella che riguarda chiamata rotonda IMAB, praticamente in fondo via Falasconi. Sono due rotonde attese da anni, perché sono due incroci molto pericolosi, e domani mattina appunto ANAS ci comunicherà l'inizio dei lavori. Da quello che, come indiscrezione, abbiamo avuto anche questo qui, lavori fatti probabilmente quest'estate, in modo tale da poter iniziare il prima possibile, e perché stanno finendo Sant'Angelo in Vado, poi la stessa azienda che ha vinto Sant'Angelo in Vado ha vinto anche a Fermiano l'appalto da parte di ANAS e inizieranno i lavori. L'asfaltatura sarà poi quindi una conseguenza di quel tratto. Già negli anni scorsi, comunque sia grazie anche al passaggio ad ANAS, è stato fatto un grosso tratto, quello di San Silvestro, è stato fatto il tratto di Calagostina. Adesso riguarderà il tratto centrale del paese, già alcuni pezzi non sono stati fatti. Per quanto riguarda l'amministrazione, praticamente ha investito lo scorso anno 100.000 euro, altri 100.000 euro già li abbiamo stanziati con questo bilancio che verrà, e cercheremo, ci siamo detti quest'anno, di mettere tutte le risorse possibili ovviamente nelle asfaltature. C'è una sete di asfalto da parte di tutte le amministrazioni, e quando piove ogni sindaco e ogni collega che io conosco piange, tra virgolette, nel senso, perché si riempirà la strada di buche. Sì. Quindi quello lì purtroppo, perché abbiamo asfalti magari tutti quanti molto vecchi, molto logori. L'amministrazione cerca di fare il possibile, e dico, ce la metto sempre. Per quanto riguarda, ripeto, già quest'anno abbiamo stanziato 100.000 euro. 100.000 euro di lavoro li abbiamo fatti l'inverno scorso. Per quanto riguarda la zona industriale, ci siamo dati una scala di priorità, praticamente in base a che data è determinata dal tempo, dall'usura, dal numero di traffico, di veicoli di traffico. Ovviamente la zona industriale per noi è molto importante, e metteremo un occhio su questa zona della nostra città. Per quanto riguarda i bidoni, bisogna ricordare che Fermignano ha un sistema di raccolta particolare, come anche altri paesi, cioè nel senso della raccolta dell'indifferenziato porta a porta, quindi i bidoni nella zona industriale non vengono messi, perché altrimenti avremo un abbandono selvaggio dei rifiuti, cosa che stiamo facendo, esatto, cosa che stiamo cercando di evitare, perché ogni anno facciamo circa 120 multe all'anno, proprio dovute, grazie al lavoro dell'ispettore ambientale.
Grazie Sindaco, ci dobbiamo fermare per qualche istante e poi torniamo, ci sono dei messaggi per lei e parleremo di altri lavori pubblici e non solo, a tra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzzi. Sindaco, ripartiamo subito dal polo sanitario, perché intendete proprio costruire questa struttura che riunisca tutte le strutture sociosanitarie, diciamo un centro. Esatto, sì, in questo momento insieme ad Alessandro, insieme, che è il mio vice, insieme a Monica, che è l'assessore appunto ai servizi sociali, abbiamo dato impulso a, con chiaramente tutti i ragazzi della giunta, quindi Fiorella, Ubaldo, Antonio, Otman, Giada e Beatrice, abbiamo dato impulso appunto a questo nuovo progetto, un progetto per creare la famosa casa di riposo che a Fermignano esatto. manca. All'interno però abbiamo deciso di fare un lavoro molto più importante, cioè nel senso innanzitutto la collocazione, che è una collocazione centrale, che è la zona di via Cadore, ed è quello che appunto si può vedere anche qui in figura visto dall'alto. E poi abbiamo deciso di, abbiamo stanziato 50.000 euro per fare il primo progetto, quindi capire innanzitutto quanto costa, quante persone può ospitare, e abbiamo deciso poi di riunire in questa maniera, creare un polo sociosanitario dove portare innanzitutto tutti gli ambulatori medici ad esempio in un unico punto, crearci la casa di riposo accanto e spostare poi la Casa del Sole, ovviamente, che si trova in questo momento a San Silvestro, e fare una nuova Casa del Sole praticamente più ampia, con più posti rispetto ai 10 attuali, praticamente al centro di Fermignano. Ovviamente siamo partiti in questi giorni e già abbiamo incontrato ad esempio anche insieme ad Alessandro abbiamo incontrato anche alcune aziende che ci hanno fatto alcune proposte nel frattempo, perché chiaramente un pochino la notizia si era sparsa perché era uscito nell'albo pretorio, i cittadini non erano a conoscenza, invece questa sera è uno scoop, no, da parte, no, una piccola notizia in anteprima da parte di appunto di Fano TV, dove appunto abbiamo iniziato questo percorso. Finora non c'era mai stato né una progettazione né comunque sia uno inizio di stanziamento, e invece adesso abbiamo iniziato proprio questo percorso. Finora ci siamo concentrati su scuole, palazzetti, strutture, adesso chiaramente dobbiamo lavorare da qui a fine mandato per far sì che questo risultato si porti, questa palla si porti in rete e si faccia gol. Anche perché intanto è una zona strategica, no? Per Fermignano. Assolutamente, è una zona centrale, siamo a 500 metri dal centro sostanzialmente, siamo in una viabilità ottima perché siamo appunto nella via principale del paese, comunque sia nel frattempo in una zona abitata, quindi di conseguenza anche l'interazione eventualmente no, tra i cittadini appunto, e la struttura sociosanitaria sarebbe ottima, è una zona di facile viabilità, quindi di conseguenza l'abbiamo scelta proprio appunto, dal punto di vista strategico proprio per questo, quell'area, e ci permetterà, mi auguro, di poter arrivare in fondo di questo mandato con l'inizio magari almeno dei lavori, o comunque sia iniziare praticamente che questo percorso, questo solco che abbiamo iniziato le settimane scorse appunto possa portare compimento. A proposito di sanità, avete dato l'ultimo saluto purtroppo a un farmacista importante per la comunità. Sì, i giorni scorsi esatto, abbiamo dato i saluti ad Antonio, a Tonino, perché Fermiano tutti quanti lo conoscevano come Tonino. Per me, io ero doppiamente legato a lui, perché comunque ho iniziato la mia professione con lui, grazie a lui e grazie a Lucia, che è la sua sorella, all'interno della loro farmacia. Quindi tutto il paese ha salutato Tonino, perché Tonino era comunque una di quelle persone che all'interno della città si vedeva, era sempre in piazza, era sempre quella persona che è pronta conosceva ad aiutare gli altri, conosceva tutto e tutti, conosceva, quindi, ed era la persona che era pronta a risollevarti in un momento anche di difficoltà facendoti una battuta. Quindi manca in realtà una persona importante della nostra città, manca non solo nel suo ruolo praticamente di professionista sì. della salute, ma manca soprattutto la persona, l'uomo è pronto sulla pacca sulla spalla e sempre con il sorriso in bocca, quindi ci manca veramente tanto. Andiamo avanti con i messaggi. Le chiedono se c'è un progetto per Fermignano riguardante le comunità energetiche. Allora sì, stiamo lavorando insieme ai colleghi sindaci dell'Alta Valle del Metauro. In questo momento abbiamo iniziato il primo percorso, abbiamo già fatto i colloqui con alcune aziende praticamente che si sono proposte a candidarsi per aiutarci nella creazione della comunità energetica, quindi siamo già in una parte embrionale, l'abbiamo superata e abbiamo deciso di seguire questo percorso in realtà come intera vallata. Quindi di conseguenza con tutti i comuni dell'Unione Montana abbiamo iniziato questo percorso, grazie anche all'impulso di Fernanda Sacchi, che era presidente appunto della nostra unione, e abbiamo deciso di fare un percorso collettivo proprio per lavorare sulle comunità energetiche, che potrà essere il nostro futuro. E invece per le zone un po' più periferiche state prevedendo degli interventi? Allora sì, abbiamo previsto degli interventi, prevederemo,
ci sono stati finanziati attraverso la Regione Marche alcuni piccoli interventi, come nel Belvedere, come ad esempio per la Chiesa di Santa Maria delle Grazie del Furlo, dove saranno fatti alcuni interventi di miglioria, che poi sarà uno dei punti nevralgici delle prossime giornate del FAI di marzo. E poi avremo praticamente alcuni interventi a San Silvestro con il nuovo bocciodromo praticamente, e l'intervento al Palabivio, che è il primo stralcio di un intervento più generale che noi abbiamo progettato in questo caso e che abbiamo candidato al progetto, al bando Sport e Periferie, del quale ancora dobbiamo avere il risultato in questo caso. E questi soldi sono arrivati grazie appunto alla Regione Marche, che attraverso in questo caso noi abbiamo un consigliere regionale appunto di Firmiano, che è il consigliere Cancellieri, che ci ha aiutato appunto ad avere questi soldi e ci permetterà di fare dei piccoli lavoretti importanti però per la nostra comunità. Nel frattempo con l'amministrazione abbiamo progettato ad esempio cose anche molto più importante, nel senso da un punto di vista funzionale, come ad esempio anche i bagni nuovi della scuola media, che dovrà scendere dalla scuola elementare che è attaccata. Ovviamente dovremo ricostruire i bagni in maniera antisismica, perché attualmente non erano antisismici, e verranno ricreati praticamente nell'arco. In questo momento stiamo facendo la progettazione e abbiamo finanziato con 150.000 euro da parte dell'amministrazione, oltre chiaramente ad altri progetti che poi dopo magari potremo parlarne. Nel corso di questo anno? Sì, saranno tutti svolti nel corso di questo anno. Sono progetti molto importanti, come appunto oltre alle asfaltature, come ad esempio quelle del nuovo palazzetto, no? Dove abbiamo in questo momento stiamo acquistando e formalizzando in questi giorni appunto l'acquisto del terreno, no? Che appunto che abbiamo acquistato dall'università, e che ci permetterà anche lì di avere la progettazione e poi presentare immediatamente, non appena ci sarà un bando con capienza che possa permettere appunto di creare il nuovo palazzetto, appunto, andare a costruirlo. La struttura, il terreno che abbiamo comprato si trova in via Manzoni, è una zona vicina anche alla nuova scuola primaria, e quindi eventualmente potrebbe essere utilizzato eventualmente anche da parte dei nostri bambini, che si trovano a 250 metri. Inoltre, a breve, nell'arco di un mese, partiranno i lavori anche della nuova sala polifunzionale, che è tanto attesa a Fermignano, appunto, che permetterà di fare piccoli spettacoli e che sarà attaccata al centro anziani che si trova in via Milano. Anche qui è un progetto, forse il progetto più difficile che ho fatto nella mia amministrazione, perché è stato veramente difficile poter arrivare in fondo. Finalmente siamo arrivati in fondo, quindi mi auguro che nell'arco di un mese partano i lavori, e in modo tale che innanzitutto i signori che frequentano la centro anziani potranno avere una sala più capiente, ma soprattutto Fermignano possa avere una sala polifunzionale che desidera da tanto tempo. Che mancava. Assolutamente. E invece per quanto riguarda il palazzetto dello sport, questo potrà poi ospitare diverse discipline? Sì, l'idea è quella di creare una struttura che possa essere, oltre per quanto riguarda lo sport, pluridisciplinare, quindi fare più discipline, ma soprattutto avere anche una struttura adatta per il pubblico spettacolo, no? In questo momento tutte le strutture, se guardo in giro nella nostra provincia, e non solo ovviamente, hanno delle limitazioni molto importanti per quanto riguarda il pubblico spettacolo. Appunto, invece l'idea è quella di creare una struttura che sia consona, appunto adatta sia all'attività sportiva, che possa essere le classiche discipline, ma non solo, no? Ma che possa soprattutto essere utilizzata qualora ci sia un concerto, una rappresentazione molto importante, oppure qualsiasi altro spettacolo si possa fare all'interno di quella struttura, cosa che invece in questo momento siamo carenti, ma non solo Fermiano, ovviamente un pochino tutti i paesi, perché chiaramente nel frattempo c'è stata un'evoluzione normativa molto importante, soprattutto sulla parte della sicurezza, e quindi appunto abbiamo deciso di investire 100.000 euro acquistando il terreno. Stanzieremo quest'anno i soldi praticamente per fare la progettazione e poi quindi candidarci non appena possibile al primo bando utile. Come vede l'amministrazione comunale di Fermignano il progetto di un albergo diffuso nella frazione di Pagino? Bene. Lo vede possibile? Pagino è piccolina, la vedo un pochino piccolina per fare un albergo diffuso, perché insomma le norme, i bandi sono abbastanza stringenti. Certamente si può fare, perché comunque sia Pagino è all'interno della riserva statale del Furlo, coinvolgerei magari anche la frazione di Villa Furlo e non solo Pagino, praticamente, che sono una attaccata all'altra, e permetterebbe sicuramente di fruire e rendere migliore praticamente eventualmente questa possibile iniziativa. Pagino ci tengo a particolar modo, perché comunque sia è un luogo dove mi sono anche sposato, quindi di conseguenza conosco molto bene questo territorio, ed è soprattutto la frazione di Pagino Alta, no? Pagino Castello è un punto veramente bello, perché da lì si può vedere la V classica, no, della Gola del Furlo, ed è veramente bello come punto panoramico. A proposito di turismo, pensate di organizzare, di tornare, insomma, a organizzare eventi, iniziative anche nel corso di questo anno, primavera, estate?
abbiamo iniziato innanzitutto con lo sport, no? In questo momento ieri abbiamo avuto una gara interregionale di motocross che ha portato oltre 150 piloti all'interno del nostro crossodromo, poi partirà praticamente questa settimana praticamente un'iniziativa molto importante riguardante il cyberbullismo in collaborazione con la scuola, non solo, poi ci sarà Staccia Minaccia a fine maggio, avremo poi Popolo in Festa, avremo poi tutta la sequel di iniziative estive dal calcetto al basket e poi penso praticamente a tutte le varie manifestazioni come il Palio della Rana e il Biciclo Ottocentesco, che sono le due manifestazioni principali per antonomasia ovviamente della nostra città, e nonostante le mille difficoltà organizzative ovviamente ci siamo. Chiudo poi con l'ultima manifestazione che abbiamo concluso appunto mercoledì scorso, che è l'ultima di tanti appuntamenti con Mamma Non Mamma, che ci ha portato ad avere oltre 100 persone all'ultimo spettacolo appunto di questa iniziativa di campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Ha parlato prima, l'ha accennato, siamo tutti bulli, storie di ordinaria violenza. Nella sala Monteverdi, vediamo in questo caso la locandina, ci sono degli spettacoli appunto per cercare di sensibilizzare i giovani contro il bullismo e il cyberbullismo. Le messe in scena sono gratuite di questo spettacolo e quindi invitiamo la cittadinanza. Assolutamente, esatto, qui in collaborazione grazie a Fiorella, quindi l'assessore allo sport, e Beatrice, che è appunto il mio consigliere incaricato alle politiche giovanili, in collaborazione con la scuola, quindi con la nuova dirigente Patrizia Smacchia e chiaramente T-Eventi, abbiamo realizzato questo progetto molto importante dedicato al bullismo e cyberbullismo. Abbiamo coinvolto tutte le società sportive di Fermignano, quindi, oltre alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, e insieme faremo una prima parte, quindi giovedì, dedicata ai ragazzi, poi faremo una seconda puntata invece dedicata agli adulti, dedicata quindi ai genitori, in questo caso non solo, sarà aperta completamente a tutta la cittadinanza per spiegare quali sono le problematiche che stanno dietro al bullismo. E ripeto, sono delle campagne di sensibilizzazione, questa, Mamma Non Mamma, Popolo in Festa, che ad esempio per quanto riguarda soprattutto la parte di inclusione sociale, no, da parte di chi viene dall'estero, sono campagne di sensibilizzazione molto importanti che ci vedono anche avanti da un certo punto di vista, perché devono essere antesignali, devono permettere di seminare piano piano. Bene. Per far capire che queste problematiche esistono anche in piccole realtà come sono, possono essere Fermignano. Assolutamente sì, ed è anche un fenomeno appunto diffuso. In crescita. È in crescita. Le scrivono un benvenuto a Fano da parte mia, Sergio Carboni, l'artista fanese, lo conosce sindaco? Suppongo di sì, ci ha inviato una foto che penso ritragga un suo ringraziamento. Allora, sì, questo professore è stato, Sergio Carboni è stato professore alle scuole medie di Fermignano, quando io ancora non facevo le scuole medie, però è stato professore degli anni poco prima di miei, cioè quindi 78, 79, 80, e mi ha mandato un filmato dell'epoca che ricordava praticamente un laboratorio che avevano fatto lui insieme a altri professori di educazione artistica, e mi ha fatto veramente molto piacere perché ho rivisto anche mio fratello da piccolino, cioè, oppure ho visto tanti dei miei amici praticamente che quando erano ragazzi alle scuole medie, quindi con l'età di 11, 12, 13 anni, ed è stato veramente bello, è stato un bel tuffo nel passato e lo ringrazio perché mi ha fatto veramente piacere ricevere questo DVD in ufficio, quindi è stata una bella sorpresa. Sindaco, siamo alla fine, io la ringrazio per essere stato nei nostri studi e la incontreremo sicuramente nei prossimi mesi anche per aggiornare i suoi concittadini su quello che sono i lavori, i progetti nel comune di Fermignano. Grazie mille a te Simone e grazie a Fano TV. Grazie anche alla regia Riccardo Sore e Cristiana Guerra. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione domattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa e poi domani sera alle 20:30 il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Sindaco, buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata anche a tutti voi, arrivederci.